Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Fashion in Milano. Vi mostro per prima cosa ho realizzato con tutti i materiali scelti appunto dal sito, quelli assemblati, e poi seguirà un tutorial in tessitura. Quindi al momento vi mostro prima tutte le cosine che ho realizzato. Questa è la prima che ho realizzato. Questa collanina la troverete appunto sul sito di Fashion in Milano, davvero molto carina, in acciaio inossidabile con queste stelline. Io l'ho adorata appena l'ho vista, infatti ho realizzato una collanina per me aggiungendo soltanto due anellini e appunto il moschettone sempre in acciaio inossidabile. La trovo davvero molto carina. Io di solito durante l'arco della giornata, la mattina, indosso sempre creazioni molto semplici e poi magari la sera, se ho qualche evento particolare, indosso gioielli in tessitura, quindi alterno fra il semplice e anche quello un po' più vistoso. Questa è un'altra collanina che ho realizzato sempre per me, con questa catena presa sempre dal sito di Fashion in Milano, con queste graffette dorate, davvero molto carina e particolare. Ho deciso appunto la lunghezza della collanina e poi ho aggiunto due anellini e sempre il moschettone in acciaio dorato. Terza catenina che ho realizzato per me è questa qui, con questo pendente preso sempre dal sito di Fashion in Milano, con questo fiocco di neve davvero molto luccicoso e bello. L'ho abbinato a una semplice catenina che già avevo in casa mia personale e quindi ho aggiunto soltanto il fiocco di neve, e devo dire che rende davvero tantissimo, è molto luccicoso e poi è in argento 925 placato in oro, quindi è di ottima fattura. Questo è il retro del pendente e sul sito ne troverete davvero tantissimi. Poi ho realizzato quest'altra collanina, che è appunto la quarta. Ho inserito il triangolino preso sempre dal sito di Fashion in Milano e anche il cornetto preso sempre dal sito, e ho soltanto aggiunto una catena sempre in acciaio, davvero molto semplice, con questa maglia molto piccola e fine, e questo è il risultato. Oltre alle collane ho realizzato anche gli orecchini. In primis ho realizzato questo paio di orecchini qui, con sempre la catena a graffetta, questa qui in acciaio. Ho preso semplicemente due moduli di questa catena e li ho agganciati appunto a questa monachella francese che si apre in questo modo, sempre in acciaio. Sono davvero molto leggeri e carinissimi. Poi li abbino sempre appunto alla collana e devo dire che riscuotono grande successo. Quindi questo è il primo paio di orecchini che ho realizzato. Questo è il secondo paio di orecchini che ho realizzato, con le perle di acqua dolce prese sempre dal sito di Fashion in Milano. Ho aggiunto appunto un perno sempre in acciaio e li trovo davvero molto molto carini. Questi li indosso sempre, infatti sono i miei orecchini preferiti con queste perle. Poi ho realizzato questo paio di orecchini sempre con gli elementi presi dal sito. Questo cuoricino fa parte della catena che ho preso sempre dal sito. Un attimino che vi mostro la catena, che ce l'ho proprio qui vicino a me. Ed eccola qua. Questa catena che appunto aveva sia elementi, questi elementi a forma di cuore, e sia questi tondi. E ho preso appunto due cuoricini e ho realizzato questi graziosissimi orecchini. Vedete, in questo modo il perno è sempre di Fashion in Milano, un perno in zama, che questi sono leggerissimi. Ed infine ho realizzato questo paio di orecchini che ho chiamato appunto Korean Style, perché assomigliano tantissimo ai modelli di orecchini che vedono i drama coreani, appunto alle coreane. Sono davvero semplici, eleganti, ma rendono davvero tantissimo. Sempre gli elementi presi dal sito di Fashion in Milano. Questi sono degli orecchini in alluminio. E ho semplicemente aggiunto questo anellino in alluminio preso sempre appunto dal sito di Fashion in Milano. Era appunto una catena lunghissima in alluminio, io ho preso solo un anellino e l'ho agganciato all'anellino posto sul retro dell'orecchino. Sono davvero semplicissimi, ma io li adoro, davvero molto molto carino questo rosa confetto. Queste erano tutte le cosine assemblate e adesso vi mostro quello che ho realizzato in tessitura. Sul sito di Fashion in Milano
Avevo preso anche questi cabochon da 25 mm in onice sfaccettato con foro passante. Ne ho presi appunto 3 pezzi e ho ideato un'incastonatura per questo cabochon da 25 mm. Ed eccola qui. Davvero un'incastonatura molto carina che va a risaltare il cabochon. E con questa incastonatura possiamo realizzare tantissime cose, come un elemento per una collana o anche come un ciondolo, un pendente, perché è abbastanza grande, vedete? Davvero molto carino. Questi sono tutti i laterali e questo invece è il retro dell'incastonatura. Adesso vi illustro quali materiali ho utilizzato e poi passo passo vi spiego come ho realizzato questa incastonatura. Per l'incastonatura Yennefer vi occorre innanzitutto un cabochon, questo qui è di onice sfaccettato da 25 mm, preso appunto dal sito di Fashion in Milano. Poi vi occorrono 8 perle, queste qui sono perle in radice di rubino, ed eccole qua, prese sempre appunto dal sito di Fashion in Milano. Sono davvero bellissime queste perle, le ho utilizzate anche per l'altro progetto in collaborazione sempre con Fashion in Milano, ve lo lascio qui nella i di informazione se vi siete persi quel tutorial, era di un paio di orecchini. E queste appunto sono le perle in radice di rubino, ve ne occorrono appunto 8 pezzi, 8 perle. Poi vi occorrono 4 perle, queste qui sono in onice sfaccettate, prese sempre appunto sempre dal sito, sono davvero spettacolari queste pietre in onice sfaccettato da 4 mm, ve ne occorrono solo 4. Poi vi occorrono 3 colori, io ho utilizzato 3 colori di Rocaille 110. Innanzitutto ho preso le Permanent Finish Galvanized Starlight, queste sono le matite e queste invece sono le Opaque Jet. E poi vi occorrono 16 Super Duo. Queste Super Duo sono le jet e matite. E niente, questo è il materiale appunto per realizzare l'incastonatura Yennefer. Buon tutorial! Come filo sto utilizzando un Fireline e come ago sto utilizzando un ago della Pony. Come primo passaggio vado ad alternare, vedete, in questo modo una rocaille 110 appunto alla pietra in radice. Per 2 volte faccio questo passaggio, poi vado ad inserire tra le 2 rocaille una pietra in onice e così fino alla fine. Chiudo la lavorazione a cerchio rientrando in tutte le perline e pietre ed effettuo 2 nodini. Questo è il risultato ottenuto, vedete? E fuoriesco appunto con l'ago da questa rocaille qui centrale appunto alle 2 pietre in radice di rubino. Inserite sull'ago questa sequenza: 4 rocaille oro, 3 rocaille matite, una super duo, una rocaille matite, un'altra super duo, 3 rocaille matite e 4 rocaille oro. E inserite l'ago direttamente in questa perlina sempre centrale alle 2 pietre in radice di rubino. Ripeto questo passaggio per altre 3 volte, quindi di nuovo sequenza e mi rinfilo sempre nella perlina, questa qui centrale, delle 2 pietre di radice di rubino. Eseguo questo passaggio e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho creato appunto questi 4 archetti. A questo punto mi ritrovo a fuoriuscire con l'ago da questa rocaille qui, vedete? Ripasso in queste 4 rocaille qui oro del primo archetto e anche nelle 3 rocaille e matite e anche nella prima super duo. Risbuco appunto dalla super duo, rientro con l'ago nel foro alto della super duo, inserite una rocaille oro, una super duo e una rocaille oro e rientrate nel foro della super duo di questo archetto, dell'archetto che viene subito dopo e tirate il filo in questo modo, vedete? A questo punto vado ad inserire in questo punto qui una super duo, ed eccola qua, e rientro con l'ago sempre nel secondo foro della super duo che viene subito dopo. Ed ecco qua, vedete? Adesso andiamo ad alternare queste 2 lavorazioni, quindi in questo punto qui andremo ad inserire una rocaille, una super duo, una rocaille e andremo ad inserire l'ago sempre nel foro alto di questa super duo.
qui centrale andrà un altro super duo, andremo a ripetere questi passaggi fino alla fine, fino ad andare ad inglobare all'interno il nostro cabochon in onice da 25 mm. Faccio questo passaggio e ritorno da voi. Ed ecco qua, questo è il risultato. Questa è l'ultima super duo inserita su questo giro e mi sono infilata appunto in questa super duo. Adesso, prima di andare avanti con la lavorazione, ripasso con l'ago e con il filo senza inserire alcuna perlina in quest'ultimo giro e ritorno da voi. Ed eccomi qua, fuoriesco esattamente da questa rocaille qui, posta vicino a questa super duo. Inserite due rocaille 11.0 e matite, ed eccole qua, e rientrate con l'ago in questa super duo qui, nel secondo foro. Di nuovo due rocaille e matite, ed eccole qua, e rientro in questa rocaille, rientro nella seconda rocaille oro. Inserite l'ago anche in queste tre super duo, quindi la prima e la seconda super duo, rientro nella terza super duo e anche in questa oro. Due rocaille matite e rientro nel foro alto di questa super duo. Due rocaille e matite e rientro nella seconda rocaille oro. In questo modo. Adesso ripasso di nuovo in queste tre super duo, in questa rocaille qui oro, in queste due matite nella super duo e in questa ematite. Ripasso in queste perline e ritorno da voi. Ed eccomi qua, fuoriesco appunto da questa rocaille 11.0. Inserite una rocaille 11.0 oro e rientrate nel secondo foro di questa super duo. In questo modo. Di nuovo una rocaille 11.0 e rientrate, giro il lavoro per comodità, rientrate in questa rocaille matite super duo, rocaille matite, rientrate appunto in queste tre perline. In questo modo, di nuovo una rocaille oro, rigiro di nuovo il lavoro per comodità e rientrate nella super duo sempre nel secondo foro, infine un'altra rocaille oro e rientrate nella rocaille 11.0 super duo, rocaille 11.0 in queste tre perline. Se volete realizzare un anello, prima di inserire queste quattro perline, potete inserire all'interno della lavorazione una base per anello e poi andare ad inserire queste quattro perline oro per andare a stringere la lavorazione. Se invece volete realizzare un ciondolo o un pendente, potete inserire queste quattro perline e stringere appunto la lavorazione in questo modo. Vedete? Adesso si presenta così l'incastonatura. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille qui e matite, ripasso anche in questa rocaille e matite qui, la seconda, ed eccola, e passate anche in questa rocaille qui oro, ed eccomi qua, fuoriesco appunto dalla rocaille oro. Inserite due rocaille 11.0 oro e rientrate nel secondo foro di questa super duo. In questo modo. Di nuovo due rocaille 11.0 e rientrate nella rocaille oro. Vedete? In questo modo. Inserite l'ago anche nella super duo, il foro in basso, e anche in questa rocaille 11.0 oro e risalite di nuovo in queste due rocaille 11.0. Inserite 4 rocaille 11.0 oro e rientrate con l'ago in queste tre perline. La prima, la seconda e la terza, quindi rientro nella prima perlina. In questo modo, vedete? Rientro anche nella seconda e nella terza perlina.
inserite altre 4 rocaille 11,0 oro e rientrate in queste due rocaille 11,0 oro della base. A questo punto ripassate nel secondo foro di questa super duo qui, questa. Ripassate l'ago in questa rocaille ematite centrale. Inserite 5 perline nere sul vostro ago e rientrate in questa perlina onice nero qui in alto. Altre 5 perline nere e rientrate nella rocaille ematite, questa qui di partenza, centrale alle due super duo. A questo punto rientrate anche in questa super duo qui nel foro in alto, inserite 2 rocaille 11,0 oro e rientrate in questa super duo qui, in questo modo. Inserite altre 2 rocaille 11,0 oro e rientrate in questa rocaille 11,0 oro in basso. In questa. Rientrate anche nella super duo, il foro in basso e anche nella rocaille 11,0 oro. Inserite l'ago in queste due rocaille oro e tirate il filo in questo modo. Ed ecco qui l'incastonatura Yennefer completata. Questi sono appunto i laterali e questo è il retro dell'incastonatura. Io già ho realizzato anche un'altra incastonatura Yennefer e seguirà un prossimo video dove vi mostro come utilizzo queste incastonature. Quindi attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Lasciatemi un like e un commentino se questo video è stato di vostro gradimento. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!